Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'hot dog. Oggi parleremo dell'hot dog. Ha una storia davvero antica. Addirittura al 1600 in Germania, un macellaio, un certo Johann Georgener, spero di averlo pronunciato bene, nel XVII secolo, ebbe l'idea di produrre delle lunghe e sottili salsicce, alle quali diede il nome di Dachshund, ovvero bassotto. In effetti i cagnolini sono simpaticamente molto simili a questo alimento. Oggi gli hot dog sono dappertutto. In America ebbero una vita diversa. Un certo Harry Stevens, quale doveva distribuire roba da mangiare durante le partite di football americano, creò dei panini allungati con dentro dei wurster. All'inizio si chiamavano Red Hot. Per molti anni poi era venuta fuori la storia che il nome del famoso panino era dovuto al fatto che dentro ci fosse carne di cane. Questa diceria assolutamente assurda rovinò moltissimo le vendite, che calarono molto, ma la Camera di Commercio emise una dichiarazione nel quale tranquillizzava tutti sulla qualità della carne. Il nome dell'hot dog è da attribuire a un disegnatore di fumetti, Ted Dorgan, che ebbe l'idea di raffigurare il panino con in mezzo un bassotto. Una nota curiosa: il 2 luglio del 2003 a Chicago venne preparato un hot dog di lunghezza eccezionale, misurava quasi 5 metri. Il nome hot dog letteralmente significa appunto cane caldo. Altra nota curiosa: negli Stati Uniti si tengono delle gare annuali a chi mangia più hot dog, sfide a cui possono partecipare tutti. Vince ovviamente chi ingurgita più hot dog allo scadere del tempo, normalmente 10 minuti, aiutati da fiumi di birra o Coca-Cola. Per realizzare un hot dog si usa normalmente pane morbido a forma oblunga, tagliato a metà come per i sandwich. Esistono poi macchine speciali che cuociono appunto l'hot dog. All'hot dog viene spesso abbinato l'hamburger, un altro tipo di panino molto popolare negli Stati Uniti e diffuso in tutto il mondo. L'hot dog viene spesso condito con ketchup, maionese o senape. Bene, per ora è tutto, vi ringrazio della visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!